Prima di narrarvi la storia di oggi, vi ricordiamo in breve gli episodi precedenti. Il re sparì e fu deciso che Zaffiro sarebbe stato incoronato re. Ma il giorno della cerimonia, la regina, drogata da Gerolamo e Nilon, rivelò che Zaffiro era una ragazza. Per cui la regina e Zaffiro furono rinchiuse nella torre della bara. Gerolamo cominciò a tiranneggiare il popolo. Saputolo, Zaffiro fuggì da un buco mostratole da un topolino e nelle vesti del cavaliere fantasma liberò i prigionieri. Gerolamo, sospettando che il cavaliere fantasma potesse essere Zaffiro, mandò dei sicari alla torre, ma Zaffiro, avvertito dal topolino, riuscì a catturarli e a rispedirli a Gerolamo. Dopo aver liberato dei bambini fatti prigionieri per attirarlo in una trappola, Zaffiro, nelle vesti del cavaliere fantasma, riesce a penetrare nel castello e a rubare la corona reale. Infuriato, Gerolamo decide di affidare a Gama, il carceriere, l'incarico di uccidere la regina e Zaffiro. Ed ora Gama si accinge al suo triste compito. Ci riuscirà. Aiuto, aiuto! Grazie, cari topolini, mi avete salvato la vita. Cosa succede, Zaffiro? Madre, Gama è svenuto. Dio mio, dobbiamo fare qualcosa. Vieni. Ma cosa diavolo t'ha fatto? Niente. Niente? Come niente? Voleva attentare alla tua vita. Ha un coltello. Come? Beh, sono sicura che è stato sorpreso dai topi e ha cercato di cacciarli via con il coltello, ma è caduto. Facciamo qualcosa, altrimenti morirà. Adesso mi sembra proprio che stia meglio. Facciamo bollire ancora un po' d'acqua. Ti do una mano. Ah, zitto, cretino. Prova di nuovo, questa volta è senza scorta. Devi riuscire ad ucciderla assolutamente. Io ucciderò quelli che la seguono. Ecco qua, madre. Grazie, cara. Gama, tu mi hai salvato. Sì, ti ho salvato. Gama, grazie, grazie, tante grazie. Tante grazie, Gama.
Non c'è di che, non c'è di che. Sono graziosi, vero? Sì, è vero, sono proprio molto graziosi. Grazie per la tua squisita cena, Gamma. E adesso devo andare. Il cavaliere fantasma! Non cercherò più di tiranneggiare Zaffiro, è vero, sono diventato uno strenuo difensore della principessa Zaffiro e anche della regina. Oh, adesso capisco. È così, i nemici del cavaliere fantasma sono Geralamon e Nilun. Per sconfiggere Geralamon andrò persino nel castello. Ma com'è turbolenta questa ragazza. A proposito del castello, conoscete quel rumore? Che rumore? Ogni notte si sente uno strano rumore al pozzo di pietra. Si dice che sia il fantasma del re che si aggira nel castello. Il fantasma di mio padre? Dio mio. Sì, ma Geralamon fa mettere in prigione chiunque dica di aver visto il fantasma oppure parli di lui. Allora vado al pozzo di pietra, così saprò anch'io qualcosa. Essere l'entrata del pozzo di pietra. La guardia sembra piuttosto scrupolosa. Aprite! Questo è il momento. Chiudete! Il cavaliere fantasma, chiudete, presto chiudete! Scusatemi, ma io passo ugualmente. Appariste al pozzo di pietra. Cavaliere fantasma. Non scherziamo, il cavaliere fantasma non esiste davvero. È un sogno di bambini. Se continua così moriremo di sete. Acqua? No, è impossibile, la realtà è un'altra cosa, eh? Allora questa deve essere sicuramente un'illusione. Che mi ha versato dell'acqua sul viso! Acqua? C'è dell'acqua? Acqua! Acqua! Questa è davvero acqua! Come ti sei permesso di prendere dell'acqua? Ehi, tu! Non
un tiranneggiare debole. Ma questa è la voce del cavaliere fantasma. Dove sei? Fatti vedere! Dove sei? Il cavaliere fantasma! Prendetelo presto! Prendete! Avanti, prendiamolo! Hopla! Ti prego, non farci del male. Va bene, togli le catene a tutti. Non sì, farci signore. Male. Furanano, Garigoldi, Sbaglia. Ma come fa a sapere i nostri nomi? Oh. Taci. Principe, onore Zaffiro, sono felice che mi abbiate salvato. Prima io devo dirvi una cosa. Voglio sapere del fantasma di mio padre. Io conosco i dettagli perché tutti quelli che in qualche modo hanno sentito parlare di lui sono stati portati qui. Qualcuno ha sentito i suoi passi e non c'è nessuno che l'ha visto. No, nessuno. Si dice che ogni notte a mezzanotte si sentono la voce e i passi del re provenire dai sotterranei. Dai sotterranei. Deve essere quasi mezzanotte, mi sta venendo la tremarella. Ehi, fra un po' comincia. Shh, zitto! La terza pietra sotto la decorazione del leone. Uno. Grande cripta. È mezzanotte. Ho la voce di mio padre. Sei Zaffiro. Oh, padre mio. Anche tu sei vivo. Padre, anche la mamma sta bene. Veramente? Ma come mai sei finito qui? Ma... Chi diavolo ti ha confinato in questo posto? Non lo so. Non sono riuscito a vederli. Quella notte, cioè quando sono stato rapito, ero nella mia stanza e stavo scrivendo un importante proclama.
Quando mi hanno rapito e portato in questi sotterranei, dove sono stato rinchiuso senza cibo e acqua a sufficienza. Il nemico voleva farti morire di fame, è così, non è vero? Sì, ma c'è una cosa più importante. Cosa? Vorrei tanto che potessimo ritrovare quel proclama che stavo scrivendo quella notte. È stato bruciato, vero? Sì, ma l'ho scritto sul cuoio, per cui deve essere rimasto intatto. Zaffiro, potresti ritrovarlo? Il cavaliere fantasma! Che cosa? Il cavaliere fantasma? Ma tu dormi ancora? La guardia è troppo vigile e attenta per permettergli di entrare. Stupido! L'ho trovato. È finito in un posto strano. È troppo buio per leggerlo. Ehi! Mi spiace, signore. Dammi la torcia. Sì, signore. Proclama del re. Adesso riesco a leggerlo. Grazie tante. Di niente, signore. Leggete questo. Questo proclama è stato affisso su tutti i muri della città. Alle 10 di questa mattina riunitevi tutti davanti al cancello del castello, il cavaliere fantasma. Che facciamo? Ci andiamo? Certo, forse potremo vedere una cosa interessante. Ehi, cacciali via! Usa le frecce, i cannoni o quello che vuoi, ma cacciali via! Ma sono troppi per poterli cacciare via. Maledetto, che cosa vorrà fare? Come è scappata dalla torre di Labara? È impossibile! Ma allora... Ma che bello! Sono stato confinato nei sotterranei e stavo per essere ucciso. Mi spiace, ma non so chi sia il criminale che voleva uccidermi. Ma grazie al cavaliere fantasma sono stato salvato e non sono morto. Ora, padre, andiamo al castello. Viva! Non vi lascerò entrare, voi non siete più il re. Adesso il re è Plastic. Zitto, Geralamon, questo castello appartiene a me e al mio erede Zaffiro. Erede? No, lei non è l'erede. Secondo la legge nostra, una donna non può succedere al trono. Questo era vero finché non ho modificato la legge. Modificato la legge? Ma voi potete mostrare delle prove?
La prova l'ho qui. Questa è la legge autentica che porta il sigillo del re. Prima di essere imprigionato l'ho scritta e sigillata. Dannazione! E adesso annuncerò di fronte a tutto il popolo il mio proclama. Questo io dichiaro come re. Modifico la legge originaria che stabiliva che una donna non poteva succedere al trono di Silverland. Adesso una donna può essere regina e governare il paese. Madre! Ah! Senti, papà, allora io adesso non sono più re. No, non lo sei, noioso! Ma è proprio vero, non sono più re! Sta zitto, cretino! Bene, bene, che bello! Oh, che bello! E adesso andiamo al castello! Maledizione! Pensate che mi rassegni e mi arrenda? Che voi portiate vestiti da ragazzo. È vero, grazie, fanciullo. Grazie tante, ma voglio ancora mettermi abiti da ragazzo. Lo farò finché in questo paese non ci saranno più tiranni. Però ti prometto che, quando finalmente sarà arrivata la pace, questo vestito sarà il primo che indosserò.